Ok, quindi siamo qui dal poeta Vesuviano, Vesuviano, sì. alias Carmine Mazza. Esatto. Vesuviano è il poeta perché siamo a due passi Da Giacomo Leopardi, sì, però... dalla vecchia residenza del... Sì, infatti, siamo vicini, però è una cosa che va parallela, diciamo, le due cose. Non è esclusivamente per Giacomo Leopardi, è proprio il piacere del nome Vesuviano, essendo Vesuviano di origine greco, è nato un po' così per caso, sia per il poeta che per caso. Ho capito, e quindi diciamo che c'è un richiamo, Sì, c'è un ma... richiamo non del tutto completo alla villa di Giacomo Leopardi, ma diciamo, è un nome che ci è piaciuto così, di metterlo Perfetto. così, stando nel Vesuviano ci è piaciuto chiamarlo così. Perfetto. E parli un pochettino della tua filosofia, di quello che presenti in una zona che è un po' decentrata da Napoli, quindi una zona periferica, però tu ti presenti con una cucina un po' diversa da quella di quella della periferia, no? Sì, è comunque una cucina improntata esclusivamente sul territorio, sui prodotti del territorio, sulla qualità dei prodotti del territorio che dal Vesuvio al mare del Golfo di Napoli ci dà una vasta scelta, una vasta possibilità di utilizzare prodotti di ottima qualità, però è concentrata al 100% sui prodotti del territorio, senza riuscire a mantenere bene la qualità di questi prodotti, di utilizzare sempre una certa qualità. Qualità sia nel pescato che, Sì, nel, che infatti, nella, sia nel nella. Ho pescato. visto che tu fai questi abbinamenti diciamo interessanti Sì. tra il pesce e il materiale che ci dà la terra, no? Infatti, con la terra ci siamo fortunati perché avendo un orto di proprietà dove prendiamo la maggior parte dei nostri prodotti, riusciamo comunque ad abbinare le due cose. Poi col Golfo di Napoli che ci regala tutti questi pesci e appunto questo orto riusciamo a... Mi piace giocare con questi tipi di prodotti e creare i piatti rimanendo comunque nella tradizione. E così appunto nella tradizione che ho visto che fra i piatti che ho assaggiato, che poi si potranno vedere sia le fotografie che leggere il titolo di ogni piatto, per esempio c'è la frittella di gamberi impastellata con le alghe che richiama un po' la Infatti, zeppola con esatto. le alghe, no? Per richiamare la classica frittella che qui in zona va tantissimo, la frittella di alghe che è fatta però con una pasta lievitata e poi fritta, questa è una pastella composta di alghe senza lievito che va a coprire il gambero e poi fritta. Per richiamare comunque quel prodotto, quel piatto, diciamo, lo sfizio napoletano che c'è per avvicinarsi comunque alla tradizione. E poi un'altra cosa che vorrei sottolineare è che tutto quello che si mangia qua è tutto produzione tua al 100%, no? Dal Infatti, sì, dal pane al pane... dolce, la pasta fresca è preparata tutto in casa. La cosa più bella credo della ristorazione sia proprio questa, cioè comunque riuscire a preparare e a dare tutti i prodotti propri, a dare una vera e propria impronta alle persone su quello che diamo da mangiare, che è tutto nostro. Ecco, allora adesso parliamo in particolare di un piatto, di quelli Sì. che mi hai fatto gustare, che ripeto si potranno vedere le fotografie, che è quello che abbiamo pure fotografato la Sì. preparazione. Quindi parlaci un pochettino di questo polipo su passatina di Sì, Sceice. questi sono dei polipetti che vengono pescati direttamente a Torre del Greco, sulla litoranea. Sono dei polipetti molto piccoli, di massimo 500-600 grammi. Li facciamo bollire leggermente, giusto una leggera scottata, e conditi con sale e olio extravergine d'oliva, semplicissimo. Li andiamo a servire con una passatina di ceci messi a bagno il giorno prima e poi cotti con un rametto di rosmarino. Poi dopo vengono frullati con olio extravergine e dell'altro rosmarino fresco. E poi serviti con una granella di pane croccante per dare quella consistenza diversa al piatto e un filo d'olio extravergine d'oliva a crudo. Ok, io ti ringrazio, Grazie a lei. ti faccio i complimenti e la ricerca del buono continua per noi, perché la nostra rubrica appunto si chiama Alla ricerca Ricetta del del buono. buono. Grazie.